Salve a tutti carissimi utenti youtubers, oggi parleremo di una cosa che mi sta veramente troppo a cuore, ma non lo farò da solo, lo farò con qualcuno che condivide con me la stessa passione, ma lo vedrete presto. No vabbè, lo devo presentare, però già Andrea Mogliati, ora dobbiamo stronzare. Devo dire praticamente perché la saga di Metal Gear è, come la percepisco io e come ha cambiato la mia vita. Parleremo di Metal Gear Solid, quindi parleremo di ciò che ci ha colpito personalmente di questo gioco, cosa ci ha lasciato nell'animo. Quindi, sono cresciuto per quello per PS1, Metal Gear Solid. Fin da piccolo rimasi colpito, a me piaceva anche il doppiaggio che a molti non piacque, però per un bambino arriva dove deve arrivare, lascia il messaggio che deve dare ed è stato molto più espressivo perché, sai, dai piccolini mettersi a leggere i sottotitoli, quindi è stato molto meglio. Colonnello, lei è cambiata, non riesce a dire verità spiacevoli. Un vero uomo non si creda sé il suo futuro. E cose così. Mike, per prima cosa devi scendere le scale. A me piaceva anche la voce di Liquid, che era Andrea Piovan. Pensate un po', la statua di Art Attack. Ehi, sono il vostro capo. Poi faceva Snake. Non è ancora finita. Cioè, parlava così. Tutti i personaggi, il voice acting, io lo adoro. Va bene, non intendo quello italiano, intendo quello inglese. Quell'inglese io l'ho veramente, l'ho apprezzato tantissimo. David Hayter per me rimane nel cuore, ok? C'è chi dice che non è magari uno dei migliori voice actors del mondo, ma è Snake. Cosa mi piace di Metal Gear Solid? Le sue morali e la storia cinematografica. Ho sempre amato questi messaggi che dà, quali il tramandare le cose, l'evoluzione, migliorare se stessi. Sin dal capitolo per PS1 ho constatato quanto mi piacesse. La saga di Metal Gear credo sia una delle migliori saghe videoludiche mai create, se non la migliore. Questo perché in tutto il suo corso d'opera non ha mai abbassato il suo standard qualitativo. È sempre un gradino sopra chiunque. Ok, esce una volta ogni morte di Papa, ma cazzo quando esce è un capolavoro indiscusso. Io l'ho vissuta molto tardi, non avevo una PlayStation 1. Per me Metal Gear, il mio primo approccio è stato quando un mio carissimo amico mi ha raccontato la trama dell'1 e del 2. Io poi, un po' intrigato da questo, ho giocato il 3. Un'esperienza, veramente, qualcosa di veramente inimitabile. E da lì ho cominciato a giocarmi tutti quanti i capitoli. E un'altra cosa da non sottovalutare in ogni Metal Gear, come ogni cattivo non sia cattivo, non c'è quella distinzione puerile tra buono o cattivo. Ogni personaggio ha una psicologia, dei motivi che l'hanno portato ad essere quello che è. Ha fatto delle scelte. Quello che mi piace è la struttura psicologica degna di un film. I personaggi hanno una profondità, la storia è costruita e sembra di vedere un film, ma il protagonista lo comandi tu. Citazioni cinematografiche, altri vari ricollegamenti ad altri avvenimenti di Metal Gear, quindi si crea una storia lunga e intricata, ma veramente, veramente ben costruita e veramente intrigante. Non dobbiamo essere soldati che obbediscono agli ordini, come nel caso di Snake. Possiamo dare di più, possiamo creare la nostra identità e possiamo trasmettere, morale di Metal Gear Solid 2, la poesia, la musica, la cultura, non solo i nostri geni. Se vogliamo scendere nel dettaglio di Solid Snake, personalmente sin da bambino mi ha sempre colpito la sua indole fredda. E c'è una parte, quando egli uccide Mantis, che dice: le altre persone complicano solo la vita, non voglio avere problemi. Ho sempre trovato affascinante questo suo modo di proteggersi dal mondo esterno isolandosi, diventando autosufficiente a se stesso e cercando da solo le sue ragioni di vita, ma alla fine maturando dentro di sé sempre un profondo principio di bene. Snake è riuscito a darci una profondità di personaggio che non è l'eroe classico, perché Snake è un eroe che non vuole esserlo, perché si rende conto di non esserlo, è un assassino, è un soldato e fa determinate cose soltanto perché gli è stato ordinato di farlo. Metal Gear Solid 4. Mi ha affascinato vedere come un uomo che gli rimane solo un anno di vita diventi paradossalmente molto più motivato a compiere la sua ultima missione e che non si perda d'animo. Qui vediamo la fine di Solid Snake, il clone, la copia, che paradossalmente è diventato il migliore dei serpenti. Non aveva neanche i geni vincenti di Liquid, non aveva nulla, però aveva un obiettivo, un ideale. Ha consacrato la sua figura anche se non potrà mai essere ricordato ufficialmente, lui non esiste neanche come essere umano. Metal Gear Solid 4 è la triste e malinconica storia di un eroe che deve compiere il suo ultimo atto, il finale, il gran finale con tutti i personaggi della serie, la grande commemorazione di Kojima al cinema e al suo gioco. Un Solid Snake sofferente e malinconico era quello che ci voleva per chiudere questa storia, ma nel migliore dei modi, nella maniera definitiva. Big Boss, il rovescio della medaglia, un soldato che è stanco di prendere ordini e che vuole portare cambiamento in quella che è la sua vita e la vita di altri soldati che conosce. Raiden è un altro personaggio, è un personaggio che non ha passato, non ha storia, forse non ha futuro e soltanto mettendo in dubbio se stesso e tutto quanto quello che ha mai fatto riesce a prendere il suo futuro e renderlo suo. Alla fine il mondo si rifà da capo, è una metafora, si ricomincia da zero, ecco forse la più grande morale di Kojima. Finire un ciclo per cominciarne un altro e quindi ritornare al significato del tramandare le cose, cambiarle, evolverle, portarle con sé ma migliorarle.
e adattarla ai tempi. Credo sia questo, io l'ho sempre vista così. Quindi se dovessi riassumere quanto vale per me Metal Gear Solid, credo che sia stato uno dei prodotti più influenti nella mia vita, perché mi ha insegnato in qualche modo ad andare avanti. A essere il piccolo soldato della nostra vita. Non fermarti, non avere scrupoli. Ma non lo dico in senso negativo. E anche mi ha insegnato un po' come si vede nella scena di Sniper Wolf, quando muore Sniper Wolf in Metal Gear Solid. È meglio sparare subito certe cose nella vita che portarsi gli strascichi, la zavorra dei ricordi e dei rimpianti. Snake non sta a rimembrare tanto il passato. Si preoccupa di costruire il futuro senza pensarci. È definitiva. Ogni personaggio, ogni nemico, ogni storia, tutto quanto in Metal Gear è studiato a regola d'arte e io adoro Hideo Kojima per ciò che è riuscito a creare. Se non avete mai giocato a Metal Gear, questo è veramente il momento migliore per farlo. Prendetevi la Legacy Collection, che proprio li conserva tutti in 40 euro. E giocatelo. Quindi questa era la nostra visione delle cose, mia e di Gian Andrea, forse un po' diversa su certe cose. Ma questo è Metal Gear Solid, secondo le nostre personali impressioni. Forse quello che abbiamo detto non vi suonerà tanto attinente al prodotto, ma è appunto qualcosa che veniva dall'interno. Quello che posso dirvi è di giocarvi questi capitoli, questi giochi, per apprendere morali più profonde del che bello sparare siamo in guerra. La guerra è uno scenario, un contesto, sulla quale si aprono vicende umane che proprio in quel contesto di malessere raggiungono la massima profondità. Poi quando uscirà godetevi Phantom Pain, perché Kojima sta buttando una cattiveria, una profondità psicologica che mai aveva messo in Metal Gear. Veramente, Metal Gear, al contrario di altre serie videoludiche, è l'unica serie che non ci ha mai presi a calci nelle palle. E di questo noi dobbiamo ringraziare soltanto Hideo Kojima. Domo arigato to gozaimasu. Io sono Andrea Sertile di YouTube, quello era Gian Andrea Mugliati, ora dobbiamo salutare, al prossimo video. Come hai detto Snake prima? Snake. Snake. Ti rubo solo altri 2 minuti, volevo solo dirti che se ti è piaciuto questo video magari potresti vedere altri 2 insieme a Gian di ODS, tipo l'Epic Rap Battle, lui fa Ezio, io faccio Snake, o quando ci sfidiamo a Metal Gear Trivia, grazie alla collaborazione di Video Gear Sky. Ci rivediamo, ok?